La passione deriva dall'amare le cose, si ama un punto tale che appunto la passio, che è una fatica, non è una cosa, no? Noi usiamo molto impropriamente spesso le parole, ma la passione non è, non dura 2 minuti, spesso si usa, mi sono appassionato e poi basta. No, la passio deriva proprio dalla passio latina, cioè quello sforzo, quel percorso, passo, no? E da cosa deriva? È un atto d'amore. E la musica è un atto d'amore. E l'amore è coraggioso e generoso, sempre, per me, perlomeno. Sono le due caratteristiche. Che no, e la musica prevede questo. Io vado, sono un uomo che vive di musica da 41 anni e vive di musica sotto ogni aspetto, quindi ammetto che porto acqua al mio mulino, cioè, proprio sotto la musica mi fa vivere, mi ha dato da vivere, mi ha dato una vita meravigliosa. Quindi io ci credo nella musica e ci ho sempre creduto, perché la musica è qualcosa in cui credere. Quando l'ascolti per quei 10, 5, 20, 40 minuti, tu non stai credendo, proprio ci credi, ti arriva, diventa ed è tua, specialmente quella a cui dico, difatti, alla musica a cui appartengo. Io nella musica ci credo, non è solo, proprio ci credo. Credo nel benessere che provoca anche a livello scientifico. Se io sono qua e parlo tanto, e anche proprio grazie alla musica mi ha insegnato la disciplina proprio anche a livello pratico e avevo la fortuna di conoscere come cambiare il mio linguaggio, per esempio, proprio fisicamente, come adattare il corpo al cambiamento. È una fortuna che hanno i musicisti. E poi è riscontrato del bene, cioè è proprio il cellulare che fa, a tutto, persino al vino fa bene, cioè fa impressione. E la musica è. Quando dico perché insegna la prima cosa fondamentale, ad ascoltarsi l'un l'altro, a capire di più, a incuriosire. E lui, Ezio Bosso, nella musica ci credeva e come se ci credeva. La musica era la sua maestra di vita, la sua alma mater, il codice per penetrare il grande mistero dell'esistenza, che deve essere votata alla ricerca della bellezza e della trascendenza. Evoluzione, dunque. Ed è stato un viaggio vissuto con passione, pervicacia e assoluta dedizione, condividendo il proprio talento, lo stupore e la meraviglia che scopriva dallo studio della musica stessa, dei grandi compositori, degli insegnamenti che apprendeva. E lui, Ezio Bosso, lo faceva anche con quel sorriso contagioso e abbaccinante che era un vero inno alla gioia di vivere. Un sorriso che diffondeva una luce abbagliante. Sui numerosi talenti di Ezio, è inutile stare qui a soffermarci perché li conoscete. Sulla simpatia, la brillantezza, la presenza di spirito, tu davvero oggi c'hai, a noi tutti che eravamo qua ad ascoltarti, a chiacchierare con te, davvero ci hai stupito per anche la lungimiranza, la profondità, la simpatia e l'umorismo Se mi devo anche prendere sul serio, mi hai visto, cioè, diventa pesante, proprio. No, bisogna. È un'altra cosa che mi piace sempre ripetere. La musica è una cosa così bella, le cose belle sì, sono da prendere seriamente, sono serie, no? Che è una parola bellissima perché dice sta, ma non sono seriose. Se no diventa subito una noia infinita. Allora, se come la vita, no? La vita va vissuta seriamente,
non seriosamente, se no diventi un rompiscatole mostruoso. E questo è perché la musica poi è vita. Ezio Bosso era la musica, e lei la musica, lo strumento, il linguaggio che gli ha permesso di esprimere compiutamente non solo la sua ricca, feconda interiorità, ma anche l'amore travolgente per la vita stessa, quella musica che lo ha curato quando è calata l'oscurità, quella musica che non lo ha mai abbandonato rivelandosi salvifica e a cui dedicare la propria esistenza, quella musica che ha dato corpo alla sua luce interiore che riverberando ha travolto, commosso ed emozionato platee oceaniche. Anche perché lo ammetto, sono agitato e quindi suono qualcosa che mi rilassi un po'. Prima di avere convulsione, che non è bello, poi in radio non si vede. Non si vede. Allora partirei da quel brano con cui mi piace cominciare spesso, non sempre. E questo brano che deriva da questa esperienza avuta da inseguire il volo di un oviparo volatile, appunto, non possiamo dire certo. Che mi ha fatto perdere il senso del tempo, appunto, e mi ha fatto esplorare qual era il concetto di perdere per seguire. Cioè, cosa c'è da perdere per imparare a seguire, ad ascoltare proprio? E allora lì mi sono accorto che le cose da perdere sono molto di più di quelle da vincere, è molto più belle. Perdere pregiudizio, perdere dolore, perdere ego, quando impariamo ad ascoltare e a seguire l'altro, no? E infatti anche in amore si dice, l'ha inventata Shakespeare, mi perdo nei tuoi occhi. E allora nasce queste tre note che si inseguono, cioè proprio sono tre note che vanno, perché lì in quel momento avevo paradossalmente in maniera folle imparato a volare per un attimo e il male alle gambe era andato, però da lì a me piace poi studiare seriamente il fenomeno e allora poi scegliere un titolo era dura e quindi in inglese Following a Bird suona molto bene. In riferimento in italiano, inseguendo un uccello, lo ammetto. Ezio Bosso! Thank you.
È sempre lei, la musica, madre nutrice, generosa di insegnamenti rivelatori, di precetti sociali, culturali, artistici, che Ezio Bosso non poteva trattenere solo per sé. Era destinato alla loro condivisione. Infatti il maestro si è anche profilato quale formidabile divulgatore, un'attività che affrontava con grande energia ed entusiasmo. A me piace motivare e fare un po' spiegare perché la penso così, no? Per me l'opinione è bella quando spieghi perché la pensi così, non dici... È così. Già, così è poco radiofonica la mia amica, mi rendo conto. Allora quando chiedo un crescendo, io chiedo dinamiche estreme, spesso racconto perché. Non è solo un gusto, per me deriva da quel aver studiato anche la storia di quella persona, il pensiero di quel periodo, no? Sono tanti, tanti elementi. Io dico sempre che c'è sempre un musicista in più che non vede sul palcoscenico. È un gioco che faccio spesso con i ragazzi più giovani, che di tenerne conto, ed è chi non mette le mani, chi ascolta, perché per me nella mia cultura musicale un grande musicista non è quello che suona più forte o suona più veloce, è quello che ascolta di più gli altri, è quello che suona meglio per far suonare meglio il suo compagno. E arrivo dalla musica da camera, io, che era così, cioè se tu suoni meglio, il tuo compagno al violino, al violoncello, suona meglio e lui fa suonare meglio te. Ecco, lo stesso rapporto bisogna averlo con chi non mette le mani. Io dico sempre che noi mettiamo solo le mani. Il resto è uguale, ascoltiamo esattamente come chi è seduto dall'altra parte. E quindi anche condividere quello che, da dove arrivi, esattamente come fai con un'orchestra, che sono tante persone, come noi qua adesso, fa sì che uno sia più motivato a partecipare. Perché quando si va a sentire la musica, non si va solo ad ascoltare, proprio si partecipa. C'è il respiro delle persone. Quello che succede condiziona questa meraviglia che suoniamo da centinaia di anni ed è ogni volta nuova. Basta che uno faccia uno starnuto, succede qualcosa di fantastico. Non farlo. Alice Notarangelo è una giovane violinista. Tra le sue esperienze artistiche vanta quella di aver suonato sotto la direzione del maestro Bosso nella EPO, la Euro-Philharmonic Orchestra, fondata dal maestro stesso. Alice ha dunque beneficiato delle condivisioni artistiche e umane di Ezio Bosso. E lui aveva questa cosa qui, che era in grado di far arrivare la musica in tutta la sua complessità a chiunque, e in qualunque situazione, in qualunque momento, che fosse a cena, che fosse davanti a una platea di 2000 persone, nel modo più diretto e empatico possibile. E io mi ricordo che quando facevamo le prove, lui ogni tanto prendeva di mira qualcuno, ma in maniera bonaria, e gli diceva in mezzo alla prova, gli urlava di sorridere, che quando vedeva che non c'era abbastanza coinvolgimento emotivo o al 100%, allora lo costringeva quasi a sentire e a dare tutto se stesso per capire e godere appieno di quello che stava succedendo intorno a lui e dentro di lui. Compositore, direttore d'orchestra, pianista per caso, ricordava scherzando, squisito divulgatore, promotore, organizzatore. Ezio Bosso è nato a Torino il 13 settembre del 1971 da una famiglia di umili origini. Un'estrazione sociale che, unitamente alla malattia, ha generato pregiudizi, soprattutto in seno al mondo accademico, contro i quali ha lottato a lungo. Ezio Bosso è stato un uomo straordinario nel senso etimologico del termine. Lo dimostra la sua esistenza, lo confermano i premi, le onorificenze, i riconoscimenti, l'affetto della gente e soprattutto la sua musica. Come compositore, direttore e interprete, ha composto sinfonie, musica da camera, colonne sonore per il cinema, musica per il teatro, dirigendo al contempo orchestre prestigiose sui palchi del mondo.
custode e amministratore del suo lascito artistico intellettuale, il nipote Tommaso. Ma è una responsabilità psicologicamente grossa, perché comunque hai la responsabilità di un artista che non c'è più e che devi cercare di preservare il più possibile quello che ha fatto e anche di valorizzare soprattutto. E dall'altra parte, personale, per me è una sfida anche un po' psicologica a volte, perché comunque è un confrontarsi quotidiano con il fatto che non c'è più e con il fatto che è una storia che la sua è finita, ma che noi dobbiamo continuare a far vivere. E nel senso di noi dico tutti quanti, c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Anche quello che stiamo facendo in questo momento, anche quello che state facendo voi, è mantenerlo in vita e valorizzarlo. Il mio ruolo è principalmente quello di... Nel mio vecchio ambito lavorativo si chiamerebbe focal point, in ambito molto semplice di referente, di coordinatore referente di tutta una serie di attività che poi vedono coinvolte diverse persone, tra cui anche storici collaboratori di Ezio. Uno, più di una persona si vede in questa puntata, perché ci sono Alessia Cappelletti, c'è Aurelia Lucchi, anche che sono parte quotidiana e attiva in questo processo di mantenimento e di valorizzazione di Ezio. Sin da che ho memoria, Ezio è stato un grandissimo, un abile comunicatore, ma soprattutto narratore di storie. Nel senso che anche nell'intimità, chi l'ha conosciuto bene sa perfettamente il magnetismo, il carisma che ci metteva nel raccontare qualsiasi storia, che fosse la più, non so, la storia di Bach, ma che poteva essere anche la storia del barista di fianco a casa sua. E questa era la sua grandissimissima forza, secondo me, cioè un'abilissima capacità narrativa. A me non stupisce affatto, e ancora di più per il motivo principale che Ezio amava veramente la musica in maniera incondizionata, da cedersi completamente ad essa, trascendendo anche. Quindi Ezio lo diceva sempre, la musica è trascendenza. E questa è, secondo me, il grande insegnamento che ci può dare, cioè che non mettersi di fronte e mettersi al servizio completamente di qualcos'altro, in maniera veramente incondizionata, in maniera veramente senza pensarci troppo. Questo brano, che per me è forse il brano fondamentale della storia, perché ho intrapreso tutto quello che ho fatto, ed è la sonata opera 2714 numero 2 in do diesis minore, detta anche al chiaro di luna, no? Tutti conosci, poi la sonata è lunga, altri due movimenti che io vi auguro di andare, perché è meraviglia pura, ve lo giuro, però è una rivoluzione questa sonata. Soprattutto il suo adagio, quello che chiamiamo il chiaro di luna. Quando ho cominciato, io volevo suonarla fin da bambino e non me la lasciavano suonare perché ero troppo piccolo. E sono questo piccolo autoriferimento, sono di nascosto andato a comprare la partitura, la tenevo sotto il letto, nascosto. Tanto la mia insegnante non c'è più, non la saprà mai. E allora, però, vedete, è una cosa interessante. Vi faccio tre piccoli esempi di cosa vuol dire per me quando. Uno è che questa sonata rivoluziona il modo di scrivere per il pianoforte. Proprio ancora adesso i pianisti, quindi non io, discutono su come eseguirla, su questo strumento che è nato un poco così come lo vedete adesso, è nato circa 100 anni fa, questa sonata è molto prima. E vi faccio questo esempio, è stata scritta su un clavicembalo, che Beethoven, il suo primo fortepiano, cioè il papà del pianoforte,
l'ha visto solo 10 anni dopo. Eppure lui dice delle cose come se avesse viaggiato nel tempo. E poi del perché ha un mito questa, no, parte della magia della musica, ha un mito, che è questo chiaro di luna. Allora, il suo migliore amico racconta, creando il mito, che mentre sono in giro una notte, sentono da una casa suonare celestialmente e quindi con faccia tosta vanno a bussare. Vanno a bussare a questa porta, apre un ragazzo, un signore, e gli chiedono: ma chi sta suonando? E dice: è la mia sorella. Lei suona ogni volta che la luna sorge, no? E Beethoven rimane stupito e affascinato, e questa ragazza è cieca, non vede, e gli promette di scrivergli una musica per lei. Quindi vedete che cosa, no? In realtà Beethoven poi negherà questa storia, però c'è un altro aspetto: questa sonata è dedicata al più grande amore di Beethoven. Quindi in fondo coadiuvarla con un gesto così poetico e meraviglioso è quello che abbiamo fatto tutti noi da ragazzi, cioè convincere una ragazza a baciarci. Cioè, lui quando gli ha raccontato di sto adagio, l'altra è svenuta, cioè, come me. Poi gli fai ancora sentire una cosa meravigliosa. Però c'è un aspetto. Gli editori non volevano questo brano, perché era troppo strano. Tant'è vero che una delle prime diciture, l'editore dice: no, non è una sonata, perché la sonata è una forma precisa. E lui dice: vabbè, allora io la chiamo sonata, quasi una fantasia al chiaro di luna. Ora vedi che meraviglia. In tedesco la traduzione di una fantasia al chiaro di luna vuol dire quando davanti alla luna sogni, no? Sogni ad occhi aperti. E lui fa questa cosa. E allora, insomma, mettendo insieme, queste sono le mie partenze. Pensate che vita di inferno faccio. E da lì poi devo metterci le mani. Ezio Bosso! Thank you.
Nelle ultime stagioni della sua Parabola terrena, Ezio Bosso ha avuto l'intima necessità di dipanare il filo della memoria per andare a ritroso nel tempo, per indagare le proprie radici, anche artistiche. Le radici come origini delle cose, cosmogonia dell'individuo, come materia che ci possa identificare quali individui e contribuirne a darne un senso. Radici che hanno informato l'ultima opera discografica, Roots e Tel Sonata, un album di repertorio cameristico e prevalentemente pianistico che annovera musica originale e digressioni nel repertorio classico anche per stimolare il dialogo fra presente, passato e futuro. La prima cosa che partiamo da lontano è che se ci pensate io sono un uomo fortemente sradicato. Per tante ragioni, perché a 16 anni, 17 anni ho dovuto lasciare la mia città per andare a studiare, perché appunto la musica per natura mette radici ovunque e ci porta oltre ogni confine. Non lo sapete che ho vissuto anche a Lugano nella vita e parlavo già tra l'altro ticinese perfettamente. Proprio con il signor Bernasconi parlavamo solo, te lo ricordo, parlavamo solo ticinese, facevo i corsi. E quindi alla fine un pezzetto di radice dentro di me, dei luoghi dove sono stato, impari a prendere. E tutto inizia con questo movimento iniziale che dice molto lento, come una marcia funebre. Da lì, tra le cose che sono successe in questo periodo, c'è stata anche la dipartita del mio babbo, no? E io sono sincero, certo che ne fa parte, no, del sapere che un pezzo di tua radice, che poi la radice del genitore, quella che da giovani meno accettiamo, anzi cerchiamo proprio di staccare, cioè, al punto di trattarci male a volte da ragazzi, no? Eppure un po' mi sono informato, anche ho chiesto io, e un po' tutti ci confrontiamo, se ci capita che nel momento proprio sentiamo che ci si è perso una radice, ma la vera ragione per me è che io vivo anche la morte semplicemente come un processo della vita, e quando qualcuno se ne va via penso alla vita che ho fatto, non alla vita che non avrò. Questo per me è il mio confronto, e io comunque, sai, se uno ci pensa, io lo dico senza problemi, a un certo punto quel buio famoso di cui parlammo è stata una dipartita e una rinascita, e da lì ecco che cominci a ragionare su che cosa erano le tue radici, come hai perso le tue per primo, quelle che ti sei inventato, quelle che no, tutti noi creiamo indipendentemente. E le radici sono meravigliose perché proprio pensate a come sono fatte, no? Non è un tubo che si pianta nel terreno, quello è un palo, ma proprio si estendono per lo stesso volume dell'albero, per alcuni arbusti, si estendono ancora più in là per altri, e sono una rete vera e propria, non ne basta uno, ne crea delle altre che ce n'è bisogno, l'albero per vivere ne ha bisogno. E da lì cominci a vederle un po' tutte, no, un po' tutte, poi non bastano, anche questa è una cosa bella delle radici, che non bastano, e le riconosci, ti riconosci, cominciato a giocare, perché per me poi studiare, che lo chiamo lavorare, perché penso che fortuna che ho, e giocare, no, nell'accezione inglese, che no, o francese, che è suonare, si dice giocare la musica, e studiare è una forma di gioco, nel senso che proprio gioco etimologicamente vuol dire esplorare, vuol dire mettersi e cambiare la forma delle cose,
le radici della sonata, essendo poi improntato su una sonata, ma anche vi racconto espressamente le radici di Ezio in senso musicale. Volevo mettere molta più roba, ma veniva un cofanetto di 54 dischi. Allora, per cominciare, vorrei farvi sentire un andante conosciuto e sconosciuto di un signore che è quello che ci prende a mazzate ogni volta. Si chiamava Johannes Sebastian Bach, il quale è un altro che ha rivoluzionato tante cose. Questo è l'andante di una sonata per viola da gamba, cioè lo strumento, la radice dello strumento di mio frate Relia. E questo è anche uno di quei brani che dice il minimalismo e inaudito. Ecco, questo, stiamo parlando del 600. Ecco, sentite, sembra veramente uscito dai Pink Floyd, ve lo assicuro. E non è molto frequentato, ma è una specie di sogno in musica senza mai fermarsi, un vero e proprio paesaggio. Questa è la prima chiave che vediamo stasera. Io farò schifo, però state tranquilli. Primo violoncello dell'orchestra del Teatro Regio di Torino, Relia Lukic è stato un prezioso e storico sodale di Ezio Bosso. Per lui il compositore scrisse anche una suite per violoncello, intitolata Variations on a Smile.
Ma la sua particolarità era proprio che questa sua passione era come un flusso ininterrotto, cioè non finiva quando metteva giù la bacchetta o chiudeva il pianoforte, continuava, insomma, era sempre creativo, era sempre attivo, e devo dire che lui non ho mai conosciuto nessun altro così bene come lui, quindi non posso dire come sono gli altri. Sul podio, senz'altro, questo non soltanto nella sua musica, era questa sua capacità di darsi completamente, questo senso di partecipazione fino all'inverosimile, ecco, era un po' come quando suonava il pianoforte, no? Che ci ricordiamo tutti quel suo abbracciare il pianoforte, eccetera, che non era una trovata così estemporanea, era veramente perché lui voleva sentirsi, fondersi quasi con lo strumento, e la stessa cosa la faceva con l'orchestra. Per lui la musica era vita, assolutamente, era, specialmente negli ultimi anni, era proprio un nutrimento vero e proprio, cioè non, in questo caso non è una frase fatta, anche se si usa, ma per lui era veramente necessaria, essenziale. Voglio proprio farvi una piccola guida all'ascolto, vi faremo sentire delle parti del primo movimento fino a un certo punto, per anche esplorare insieme che cos'è, cosa succede. È naturale, ma qui ci va la tecnica per farlo. Tutto di questo primo movimento è basato proprio sulle risonanze, su quello che resta da prima, e tutto ciò che resta da prima diventa altro. E allora vi faccio sentire da cosa parte. Parte da questo. Sentite questo suono drammatico. Ecco, qui inizia una marcia funebre che a un certo punto, perché c'ho anche dentro, questo ve lo dico, ma ci sono delle altre. Io ho una parte delle mie radici musicali, sono arrivate dall'Argentina, avendo avuto tanto, imparato tanto lavorando in Argentina. E una marcia funebre può diventare un tango, che è per eccellenza quella danza nata dalle radici di popoli diversi, nome africano, strumento tedesco, melodia italiana, stile di ballo francese e ritmo spagnolo, che se ci pensate sono la base proprio delle radici di questi paesi quando si fa la musica. E allora vi faccio sentire un pochetto, poi quando mi rompo.
Thank you.
Alessia Cappelletti, oltre ad aver maturato una solida esperienza nella comunicazione musicale e culturale, lavorando con delle stelle di prima grandezza, dalla fine del 2016 è stato ufficio stampa di Ezio Bosso. Ezio ha sicuramente dovuto combattere tutta la vita contro una quantità di pregiudizi immensi, il primo dei quali è il fatto che lui proveniva da una classe sociale a cui determinate professioni non sono, diciamo, vocate, soprattutto nel mondo occidentale, insomma. Tant'è che il percorso di Ezio per arrivare sul podio, cioè a quella che nel fondo per lui era la dodicesima stanza, cioè il luogo d'elezione, ciò che l'aveva spinto ad andare verso la musica, che era la direzione d'orchestra, è stato lunghissimo e irrituale. I pregiudizi li avevano tutti. Posso anche dire che la primissima volta che l'ho incontrato avevo anch'io i miei preconcetti. Però poi quando lo vedevi lavorare, lo seguivi nelle prove, lo vedevi dirigere, questi preconcetti dovevano andarsene. Laddove questi preconcetti non se ne sono andati, allora c'era dell'altro che non aveva più a che fare con ops, questo è diverso dagli altri, questo ha fatto un percorso diverso, quindi devo porvi più attenzione prima di fidarmi. Una volta che lo ascoltavi ti dovevi fidare, lo capivi, era automatico. E quindi ogni giorno ci si confrontava su tutto, dal tema del giorno ai problemi di lavoro, che erano sempre mille, alle cose da fare e alla sua maniera particolare di passare sempre dai massimi sistemi al particolare e viceversa, con una grande disinvoltura, una grande flessibilità intellettuale e con una cultura curiosa, inesausta, che non smetteva mai di indagare, che non smetteva mai di studiare, di cercare. Quindi sicuramente mi manca quello e mi manca ascoltare alcuni, sapere che potrò tornare in teatro e riascoltare la sua settima di Beethoven, per esempio. Il tempo è il vero elemento con cui si misurano quelli che fanno la musica, perché la musica si misura col tempo, non è altro. C'è un termine, io lo ripeto sempre, lo dico ed è bellissimo, che usiamo noi quando scriviamo la musica, che è rubare il tempo. Proprio la musica si basa sul rubare il tempo. C'è un modo proprio, lo scriviamo nelle partiture, lo scriveva Beethoven, in tempo ma rubato. Ed è meraviglioso questo pensiero, perché è la dimostrazione che la musica di per sé ruba il tempo. E dico sempre anche ai musicisti con cui lavoro che abbiamo questo potere di far perdere il tempo senza far perdere tempo. Il maestro Bosso, che con la sua musica ha ingannato il tempo e ci ha permesso spesso di rubarlo, ha dedicato una suite al respiro, Six Breathe, ai sei respiri che raccontano la vita di ogni individuo, ognuno col suo significato, dal respiro del pianto a quello dell'amore, dal primo, che sottende la nascita, all'ultimo, il sesto, che Ezio Bosso ha esalato il 14 maggio del 2020, ed è quello, il sesto, che continua a vagare dopo la morte e attraverso il quale l'individuo continua ad esistere, come lui, come la sua arte, come il suo sorriso, come la sua luce. E noi continuiamo a respirare insieme a lui. Allora, il Morning Song è una... nei funerali inglesi si festeggia la dipartita, l'avete visto nei film, nei telefilm, si trova e si ricorda, no, in un misto di allegria e di dolore, quella della mia cara Emily Dickinson, qua c'è sempre anche un po' di Emily Dickinson, se andate a vedere, in questo caso appunto le rimembranze, il ricordare, un po' diversa dalla veglia, la veglia è quella appunto religiosa, e invece il morning party che si fa è un gioco di parola tra morn, dolore, e morning,
mattina. Ecco, lì in quell'occasione si canta anche e c'è questa strana confusione. Io ci sono stato e vedete, adesso ve lo dico, il mio babbo, una delle cose che mi ha insegnato era essere, stare con gli altri, gli piaceva proprio, gli piaceva, rideva, il mio senso dell'umorismo lo è evidentemente ereditato da lui, era uno, se proprio poi quando trovava. E allora ho cominciato a pensare, ma come funziona, no? Un ritmo preciso, che è un ritmo sempre incalzante, specialmente nella musica tradizionale irlandese, per esempio. Allora la prima cosa che vi faccio sentire è questo. Sentite, c'è qualcosa, se lo lasciamo andare questo accordo, c'è qualcosa di storto, qualcosa di dissonante, qualcosa di dolce adesso. Ecco, e tutte queste risonanze sono quelle che hanno costruito questa piccola canzone. Nelle sonate c'è sempre un trio e uno scherzo, no? Nelle sonate, soprattutto quelle dell'Ottocento, e questo è il secondo movimento. Vi ricordate il dramma? E qua si realizza che appunto le rimembranze, quell'accordo che c'è sempre dentro di noi, diventa un gioco dolce e d'amore. Thank you.
Ezio Bosso, Relja Lukić. Ezio Bosso, Relja Lukić. Grazie davvero per questa condivisione di musica e parole che ci hanno arricchito. Ezio Bosso, Relja Lukić. Accendiamo le luci. La signora sta usando il telefono, può. Ah, perché come direttore d'orchestra la prima peculiarità è farsi gli affari degli altri. Quindi vi vedo anche da dietro se state twittando qualcosa.